3-4-1-2 con un trequartista, quindi un giocatore in più offensivo vi aiuta di più, perché io ti ho visto in certe partite quasi che ti senti quasi questo obbligo di strafare, torni indietro, poi magari ci sei tu e magari c'è Granocci in mezzo a 5 difensori, sì, no? Guarda, sinceramente è stato un discorso fatto insieme all'allenatore, se ne è parlato, quindi si è fatto questa scelta col mister, cioè perché, anzi l'ha fatta lui perché ha ritenuto opportuno, come si può dire, cioè, rischiare tra virgolette quel qualcosa in più a Brescia, perché ha visto questa squadra diciamo abbastanza pronta, no? per sopperire alle tre punte, quindi sicuramente è un'organizzazione che ci permette di avere un uomo in più e accompagnare magari più uomini in zona gol, ecco. Se ti ritrovi Davide Dionigi, tuo ex compagno di squadra, ci sono state quelle voci nel corso dell'estate di cui abbiamo anche parlato, sì, sì. Ecco, cosa ti pare di ritrovarlo da allenatore? Da allenatore, sì, mi fa piacere sicuramente, perché penso che comunque in questi due anni al Taranto lui ha dimostrato veramente di essere un ottimo allenatore, perché ricordiamoci che lui, se non avesse avuto la penalizzazione il Taranto, ha vinto il campionato, cioè, quindi i risultati sono dalla sua parte, ha fatto un ottimo lavoro, esatto. E io penso che sia un allenatore veramente bravo, esatto. Perché ho visto giocare sia il Taranto l'anno scorso che la Regina di questo inizio campionato, e si vede che magari ricerca quelle cose che gli si chiede dal mister. Questo si può dire che lui ti avrebbe voluto con sé, questo possiamo dirlo a ragione. Ma io te l'avevo già detto in passato, no? Cioè, con lui c'ho un ottimo rapporto, perché come tu ben sai abbiamo giocato insieme, abbiamo un ottimo rapporto, quindi sono voci che sono circolate, però ve l'ho sempre detto, non c'era nulla di concreto e nulla di vero. La mia testa è stata sempre qua e il mio piacere era quello di rimanerci, quindi fa piacere sempre essere ricercati, certo, però. Dionigi Couto era una bella coppia a suo tempo? Abbiamo iniziato a Taranto così, sinceramente, sì, in C, quindi lui è un po' diciamo l'esperto della situazione, io ero un po' più giovane, però peccato perché poi lui a metà campionato ha subito un ennesimo infortunio al ginocchio dove mi ha permesso di stare fuori 6 mesi. Te lo vedevi come allenatore? Ma c'erano tanti altri attaccanti, bravi, Camarata, sì. Poi dopo è arrivato Plasmati, cioè gente sì, comunque sì. Importante. Che dopo ha fatto strada. Ciao. Te lo vedevi come allenatore? Te lo Guarda, immaginavi? Sinceramente no. Però che era un professionista, uno che veramente mi ha impressionato, perché a volte a quell'età devo rimanere da solo a cercare ancora di migliorarsi nella fase di conclusione, cioè veramente con uno spirito di vero professionista. Però da qui a pensare di facesse allenatore, però sicuramente ha dimostrato e sta dimostrando di avere delle grandi capacità.